Parliamo del campionato, partendo dalla Juventus. L'infortunio di Pirlo potrà in qualche modo mettere un po' in difficoltà la squadra di Conte oppure no? Ma direi di sì, è indubbio che la Juve sia favorita, però io penso che Pirlo sia insostituibile, anche se Pogba è un giocatore straordinario, probabilmente sarà lui il sostituto, però ha caratteristiche diverse da Pirlo. E dato che uno che Pirlo è un creatore di gioco, Pogba è un finalizzatore, è bravo a concludere, a far gol, e secondo me a spostarlo 20-30 metri dietro dalla porta potrebbe essere dannoso per la Juventus, fermo restando che, ripeto, stiamo parlando di Pogba. Però non lo so, secondo me qualche piccolo problema comporterà questo per la Juve. Guardando al mercato, c'è da aspettarsi che la Juventus intervenga a gennaio magari per un esterno oppure va bene così? Allora, premesso che la Juve in campionato va bene così, domina il nostro campionato con queste personalità, con questi giocatori, e se vuoi emergere in campo internazionale è vero che ci vuole qualcosa in più. Io penso che abbia bisogno di due esterni, soprattutto a sinistra. Di Steiner va bene, ma aveva bisogno di qualche esterno sinistro indubbiamente di valore europeo, senza nulla togliere a Samoa. In attacco si può permettere il lusso di lasciare fuori Vucinic, Quagliarella, lo stesso Giovinco, per cui non ha problemi. Dovrà trovare in futuro l'alternativa a Pirlo, perché Pirlo ha qualche perplessità che rimanga alla Juve. Detto questo, la Juve in Italia va bene così, all'estero qualcosina in più, soprattutto sulle fasce, ci vuole. Alla Roma invece che cosa è successo in queste ultime quattro partite, quattro pareggi consecutivi, l'assenza di Totti che si è sentita fin troppo? Sì, ma perché? Insomma, è troppo facile, tutti dicono l'assenza di Totti, ma Totti perché? Perché Totti ti dà quello che la squadra non ha, ti dà l'imprevedibilità, ti dà il colpo di genio, ti dà quattro pareggi. Perché sono venuti questi pareggi? Perché il gioco è sempre stato un po'... non è che la Roma abbia giocato male, però è stata un po' monotona, ripetitiva, ha mantenuto magari anche il possesso del pallone per un'ora, però a squadre, e non è un caso, vai a vedere le statistiche, non è un caso che, tolto il Torino, questi quattro pareggi sono arrivati con squadre di bassa classifica. Perché? Perché si difendono e la Roma trova difficoltà quando non ci sono gli spazi. Giocatori come Gervinho si esprimono negli spazi, come Pjanić si esprimono negli spazi. Se hai Totti, la genialata Totti la trova anche quando le squadre sono chiuse. Roma-Fiorentina sarà una partita spettacolare, ricca di gol. Ecco, la Fiorentina, anche se la Roma quest'anno ha preso solo 4 gol, per cui la difesa che ha preso meno gol, però giocando in casa sarà costretta ad attaccare. Io mi metto nei panni di Montella, cosa dirà Montella? A Cuadrado, a Joaquin se gioca, allo stesso Giuseppe Rossi dirà: attaccate la profondità, gli spazi, perché così dai un po' di timore all'avversario, che sarà costretto a stare un po' sulle sue, non cercherà assolutamente di scoprirsi. Al Milan invece la convivenza tra Barbara Berlusconi e Galliani quanto potrà andare avanti? Allora, questo è il classico compromesso all'italiana. Io l'ho detto, la buona uscita di Adriano Galliani, che è il miglior dirigente degli ultimi 25 anni, era molto costosa, la proprietà non se l'è sentita di affrontare questo argomento nell'immediato, e hanno praticamente prorogato a data da destinarsi questo problema, per cui ho l'impressione che non finiva qui, ve lo dico sinceramente. Nel calcio non esistono due amministratori delegati, due persone che comandano, sì, è vero, con diverse vedute, una la parte sportiva e una la parte commerciale, però nel calcio si mischiano queste cose qua, per cui penso che alla fine questo compromesso che si è trovato, almeno nell'immediato, comporterà qualche problema sicuramente. Il ritorno di Kakà al Milan comunque è stata l'ultima scommessa vinta da Galliani? Qui ha fatto un colpo di genio, l'ha venduto a 60-70, l'ha ripreso a 0 lire, è un grande colpo di Galliani, che non è nuovo a questo, è Kakà.
io l'ho sempre detto, un giocatore pulito, una faccia pulita, senza tatuaggi, senza orecchini, deve fare il capitano del Milan, deve partire da... Tanti lo davano per finito, anch'io, lo ammetto, con molta onestà avevo qualche perplessità, vedendolo giocare negli ultimi 2 o 3 anni a Real Madrid ho detto, un giocatore che è sul viale del tramonto, ha smentito tutti, sono contento, perché è una persona seria, però... Quello che conta è il Milan si riprenderà? Probabilmente in questo campionato sì, ma quale sarà il futuro del Milan? Per me ci vorranno 3-4 anni affinché ritorni ai grandi livelli. L'Inter invece decollerà nel momento in cui arriverà, probabilmente a gennaio, un altro attaccante? Allora, all'Inter manca un altro attaccante, è capire quale possa essere questo altro attaccante. Osvaldo, Zeco, Lucas. Sì, tu fai dei nomi. Sì, ma quale possa essere l'entità dell'investimento? Perché parliamoci chiaro, se vuoi andare a comprare Osvaldo devi tirare fuori 20 milioni di euro, 15. Se devi andare a comprare Dzeko ce ne vogliono 20. Se devi andare a comprare Vucinic la Juve non te lo regala. Questi sono gli attaccanti sul mercato. Per cui l'Inter ha bisogno come il pane per fare il salto di qualità di un attaccante, dipende dalla disponibilità di Toir, che secondo me vuole investire sui giovani. Adesso non voglio fare la persona eternamente perplessa, però per comprare un attaccante ci vogliono 20 milioni di euro.